Abbiamo visto una squadra, ogni partita è una crescita costante, questa sera si è visto giocare tutti insieme, tutti i 9 giocatori, 10 perché ha giocato anche Francadori, hanno dato delle risposte positive, meglio di così non si poteva, contro una squadra che aveva fatto 2 su 2 fuori casa, quindi era molto temibile. Davvero un'ottima prestazione, veramente una bellissima serata davanti a un pubblico bellissimo, credo anche, e tutti coloro i quali sono venuti qua si sono divertiti, un clima bello. Onore anche ai tifosi ospiti che non hanno smesso di incitare la squadra, che pure era sempre nettamente sotto. Salvo le eccezioni che ci sono sempre, il pubblico del basket risponde in maniera sempre corretta, nei limiti, poi qualcuno può anche esagerare, ma sempre nei limiti, e lo testimoniava da Reggio Emilia, poi tutte le squadre che sono venute qua e i nostri ragazzi che sono andati a Milano e sono stati a Varese hanno dimostrato di essere delle persone molto sportive. Questo ci fa onore e ci fa piacere ancora di più questo sport. Colonghi, in settimana avete presentato anche il vostro calendario solidale e questi impegni, invece che distrarre la squadra, sembra quasi che la carichino. Queste sono la testimonianza che una squadra deve inserirsi in un territorio in cui vive e sentire, respirare la realtà. I ragazzi, anche quelli americani, sono curiosissimi di conoscere una nuova realtà, sono tutti nuovi dell'Italia e quindi vanno non volentieri, molto volentieri. Josh Owens ha chiesto anche di andare per conto proprio perché in un centro dell'Anfas, perché si era trovato talmente bene che ritiene opportuno e giusto dover rifare questa esperienza. Un'ulteriore lezione dello sport del basket in particolare. Ma credo che lo sport possa insegnare molto se vissuto in maniera corretta e compreso in maniera corretta. Noi cerchiamo di essere testimoni del nostro tempo. Ho sempre detto che a me un canestro non basta, deve esserci intorno tante cose positive che fanno stare insieme, crescere e fanno amare questo sport e questa comunità.